Bentornati su Figaro Lab. Abbiamo visto nello scorso video che cosa ci occorreva per poter realizzare un piccolo laboratorio domestico. Abbiamo visto le attrezzature, oggi ci concentreremo invece sulla componentistica. Per fare questo però dobbiamo fare prima velocemente una distinzione in tre grosse famiglie. Ecco, questo video raggiungerà sicuramente tutti quanti voi, ma ognuno di voi avrà delle esigenze diverse. Chi dovesse costruire uno o due pedali, ovvero abbia delle esigenze mirate e voglia realizzare quel determinato progetto o quel determinato pedale, può rivolgersi direttamente a un kit, quindi andare a bypassare la necessità di mettersi della componentistica, insomma, disponibile a casa. Chi invece voglia fare questa cosa con spirito di sperimentazione, quindi anche di comprensione, per raggiungere anche un livello di competenza maggiore, si dovrà dotare ovviamente di un minimo di componentistica. Qui le strade sono due. Sicuramente quella che vi propongo non è quella che vedete alle mie spalle. Io ho dato un'impostazione legata alle mie necessità, al mio laboratorio, e sono delle necessità di tipo professionale, quindi immagino che molti magari si demoralizzerebbero a vedere una cosa del genere. Se vi dicessi quanto c'è bisogno di investire per realizzare una cosa del genere, scoraggerei molti di voi. Però, sempre a onore del vero, vi dico che non sono certamente partito da questo. Chi volesse fare questa cosa in maniera potenzialmente un po' più professionale, sicuramente dovrebbe cominciare a guardare a delle cassettiere per contenere la propria componentistica. Io nella descrizione di questo video ho inserito infatti proprio tra i primi suggerimenti una cassettiera della Stanley, di quella classica a 30 cassetti. 30 cassetti che si dividono a loro volta in 3 scomparti, quindi avete 90 slot da riempire. Potreste iniziare acquistando 2/3 di quelle e fare degli ordini di componentistica sfusa in base alle vostre necessità. In questa prima fase però vi suggerisco di fare diversamente, ovvero valutate prima di intraprendere una cosa del genere e quindi di investire ulteriori soldi nel laboratorio, valutate prima se non sia il caso di partire con delle soluzioni un po' più leggere. Io vi suggerirò in questo video tutta una serie di assortimenti che possono tranquillamente stare in un cassetto, in quanto ogni componente ha già il suo contenitore piccolo, diviso a scomparti, con i componenti catalogati e la quantità all'interno. Sicuramente sul totale costeranno qualcosina in più rispetto ad andare a fare un ordine di sfusi da un grosso negoziante di questi componenti, però hanno la comodità di essere gestibili a livello domestico in maniera molto più pratica. Il primo è sicuramente quello di resistori, da 1/4 W, film metallico 1%, un po' tutti i valori che ci servono. L'assortimento che ho scelto per voi è, diciamo, un assortimento che vi consente già di lavorare tranquillamente. Condensatori, i primi sono sicuramente quelli film, i classici scatolotti a parallelepipedo che siamo abituati a vedere nei pedali. Ecco, anche di questi vi suggerisco un assortimento, questi sono un must have, bisogna averli. Ci sono subito dopo i ceramici sono quelli che si utilizzano per valori in farad inferiore a un nanofarad praticamente. Questi qui vi serviranno in diversi punti del circuito, quindi un assortimento di questi è consigliabile. Un altro assortimento che dovete avere assolutamente è uno di condensatori elettrolitici. Questi vi serviranno in alimentazione e in alcuni casi vi serviranno anche sul percorso del segnale, perché per valori di condensatori che vanno al di sopra dei 2 microfarad i film sono improponibili, bisogna andare sugli elettrolitici. Diodi. Ecco, i diodi vi propongo un assortimentino di 1N4148 e subito dopo di 1N4001. Questi per iniziare vi bastano, vi dico subito perché. 4148 lo troverete in tantissime sezioni di clipping della maggior parte degli overdrive, quindi è un must have. Il 4001 è un buon grimaldello nei circuiti di alimentazione come protezione per l'inversione di polarità, quindi questi due come minimo bisogna averli. Vi propongo inoltre un assortimento di LED colorati, vi potete divertire a personalizzare il vostro indicatore di accensione o spegnimento del pedale, ma vi torneranno utili anche ad esempio nella sezione di clipping di un overdrive se volete sperimentare qualcosa di alternativo ai 4148 di prima. Potete anche direttamente rivolgervi ad un solo colore e in tal caso io vi consiglierei di partire con il rosso. Il rosso è un valore che vi troverete ad utilizzare molto più spesso e volentieri.
I cavi vi ripropongo un set come quello che vi ho fatto vedere l'altra volta, sono dei 24 ABG in silicone, quindi non si ritraggono, non fondono, mantengono bene la saldatura e sono prestagnati, oltre ad essere morbidissimi. Per ogni valore avete circa 9 metri di cavo e oltretutto sono organizzati in una maniera abbastanza smart. Ci sono tutti i colori essenziali, in particolar modo il rosso e il nero per la nostra massa, la nostra alimentazione positiva, più gli altri colori che potete utilizzare per i segnali. Infine vi propongo tre set di jack, jack mono, jack stereo e jack DC da 2,1 x 5,5 mm che sono quelli per il nostro alimentatore per collegare i pedali all'alimentazione. Perché mono e perché stereo? I mono sono i più utilizzati, gli stereo li utilizzerete invece per fare lo switching della batteria qualora li alimentaste sia a batteria che ad alimentatore, in modo da, togliendo il jack dall'input del nostro pedale, scongiureremo che la batteria possa scaricarsi. Andiamo avanti, un assortimento sicuramente vi servirà anche di trimmer e di potenziometri. I trimmer si utilizzano all'interno per poter regolare finemente alcune parti del circuito, quindi invece di una resistenza fissa si usa un trimmer per effettuarne una taratura di precisione. Un altro assortimento è quello dei potenziometri. Potenziometri che, come vedete, hanno tutti i valori fondamentali in lineare, logaritmico e antilogaritmico. È un kit di partenza che vi aiuterà sicuramente a realizzare tutto quello che vi occorre. Un altro componente essenziale, le strip board. Strip board queste molto belle, sono già prestagnate, quindi non le trovate con la classica pista in rame, ma c'è una prestagnatura che protegge il rame dall'ossidazione e rende la saldatura più facile. Allora, se per resistori e condensatori mi sento tranquillamente di dirvi che per iniziare vanno benissimo degli assortimenti come quello che vi ho proposto, non mi sento altrettanto di consigliarvi canali come Amazon, eBay o altro per l'acquisto dei semiconduttori. Quando parlo di semiconduttori intendo diodi al germanio, ad esempio, nello specifico JFET, MOSFET integrati. Ecco, c'è un mercato dei fake enorme. Quindi è molto facile trovarsi davanti a quelli che sono o dei residuati di scarti di magazzino o prodotti che sono semplicemente contraffatti. State molto attenti. In alcuni casi addirittura vengono venduti per originali, a prezzi compatibili con quelli originali, dei componenti che poi si rivelano contraffatti del tutto. Ecco, da questo punto di vista io mi sento di consigliarvi un portale come MusicDing. Ce ne sono anche altri, io nel corso del tempo ho reputato loro molto affidabili, non ho avuto mai sorprese nei miei ordini e ho ricevuto sempre esattamente ciò che avevo ordinato e funzionava come doveva funzionare. Quindi ecco, quando dovrete acquistare poi i vostri operazionali, i vostri integrati per realizzare un delay, un reverbero o anche dei comunissimi JFET o dei transistor BJT, vi sconsiglio assolutamente i canali come Amazon ed eBay. Andate invece su uno shop dedicato alla costruzione di pedali e andate a comprare questi componenti. Oppure utilizzate dei canali di distribuzione ufficiali, lì però ovviamente avete bisogno di un minimo di quantità per poter trovare una qualche convenienza. Potreste farlo su RS Components, o potreste farlo su Mauser, potreste farlo su Farnell, ci sono diversi rivenditori ufficiali che vi garantiscono, insomma, che vi arriverà effettivamente a casa quello che avete ordinato, che è una cosa che di questi tempi purtroppo non possiamo dare più per scontato. Sul portale di MusicDing potrete trovare tutta la componentistica che vi ho indicato negli assortimenti, potendola acquistare esclusa. Ci sono anche poi delle scontistiche interessanti per gli acquisti su quantità. Andate a controllare, fate un confronto. Mi sento tranquillamente di consigliarvi MusicDing anche per le enclosure metalliche, in quanto ve le offre già preforate con un servizio di preforatura che costa pochissimo. Potete fare un paragone, per 3-4 euro di differenza vi risparmierete di rovinare una enclosure o di andare a fare un investimento tra punte, frese e trapano per poterlo fare da soli. Inizialmente dedicatevi all'elettronica e valutate quanto può essere conveniente o meno fare questo tipo di lavorazioni meccaniche. Bene, anche questo video è finito, spero che il contenuto sia stato di vostro gradimento, che vi sia piaciuto. Se è così, mettete un bel mi piace sotto al video e iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto.
Vi saluto rimandandovi al prossimo video e colgo l'occasione, dato il periodo, per augurare a tutti voi un buon Natale.